Il libro che è uscito da pochissimo e di cui vi mostro la copertina, La fine della storia, rappresenta un ritorno al romanzo dopo favole, tante favole che hanno appassionato non soltanto i bambini ma anche gli adulti. Ed è un ritorno anche doloroso, perché questa storia è una storia dura, è una storia vincente, è un affresco di quasi un secolo, di quasi tutto il Novecento fino ai giorni nostri. Ed è una storia molto dolorosa, perché incrocia un momento durissimo del suo paese, il Cile, il momento del colpo di Stato, della dittatura, delle violenze, delle torture, di cui non soltanto Sepúlveda è stato purtroppo vittima e protagonista, ma lo è anche il protagonista di questo romanzo. E quindi un libro che incrocia una realtà storica con una finzione romanzesca, e il protagonista di questo libro, Juan Belmonte, ha molto molto in comune con lei. Buonasera, grazie per essere qui. Avanti di rispondere, sento un dovere di dire qualcosa, no? Perché sono a Sicilia, sono molto onorato, sono felicissimo di essere a Sicilia. Io partecipo attivamente con due organizzazioni non governamentali, ONGs. Una si chiama Amnesty International, l'altra si chiama Medici Senza Frontieri. E delle due organizzazioni mi hanno fatto un incarico: dire ai siciliani grazie per questa enorme dimostrazione di solidarietà e di umanità in confronto con i poverini che arrivano di Africa alla costa siciliana, alla costa di Lampedusa. Grazie per tanta, tanta umanità, veramente. Grazie, amici siciliani. Bene, il secolo scorso è stato un secolo interessantissimo, un secolo dove è successo tanto, no? E tutto questo che è successo nel secolo scorso ha un rapporto con la mia stessa storia, con la storia del mio paese. E la letteratura è sempre una sorta di una costruzione di un ponte che unisce, no? Una realtà allontanata con una realtà locale. Che cosa c'è insieme fra la rivoluzione russa del 1917 e il destino finale, no, di un governo come il governo di Salvador Allende, che ha finito l'11 di settembre del 1973 con il golpito dello Stato, no? Missione della letteratura è raccontare questo rapporto, no? Perché succede qualcosa con la nostra vita che la storia ufficiale, la storia scritta dal punto di vista del potere, è una enumerazione dello ovvio, della ovvietà. E il ruolo della letteratura è avere una mirata diversa, non preoccuparsi solamente di questo che è ovvio, preoccuparsi di questo che è complesso, per intentare capire questa complicità, no? E io ho sentito che avevo bisogno un po' di raccontare adesso questo rapporto del secolo scorso con il secolo che ha cominciato l'anno 2001, e che cosa resta, che cosa rimane del secolo scorso, sempre presente come una ombra nella nostra vita. E così è, per esempio, che nel mio paese, no, questo che rimane come una ombra terribile. E succede generalmente che un scrittore sente un grande rapporto quasi di amicizia con un personaggio, no? Quando io ho cominciato a scrivere il primo romanzo protagonizzato da Juan Belmonte, un romanzo che si chiama Il nome da torero, perché Belmonte era il nome di uno che era un famoso torero nella Spagna degli anni 40, degli anni 50, Hemingway ha scritto anche una sorta di biografia di questo torero. Ma il mio personaggio non ha nessun rapporto con la tauromacchia, no? È come io, il mio personaggio
non ha nessuna simpatia per questa festa spagnola che consiste in maltrattare a un animale nobile. E mi vede perfettamente d'accordo, devo dire. Che ha la buona carne per mangiare, no? Io non sopporto quando uno maltratta a una buona bistecca. E quando ho cominciato, no, a scrivere questo romanzo, che era un romanzo che rapportava un po' una parte anche della storia europea e parte della storia mondiale, che quando è crollato il muro di Berlino, il fine dell'Unione Sovietica, che cosa ha successo con il sogno, con la partecipazione di tanta gente che credeva onestamente e che aveva una grande simpatia, no, per la Repubblica Democratica Tedesca o per l'Unione Sovietica, che no, per tanta gente che questo era un riferimento politico, morale, sociale, economico, eccetera, no? E quando questo è crollato, quando questo è finito, era tanta la gente che c'era come persa nel mondo, senza un riferimento, no? E in questo romanzo aveva anche l'idea di un po' raccontare questo, e cercando un personaggio per raccontare, è cominciato, no, questo che, come il pintore che fa una serie di esercizi, no, avanti di arrivare alla figura definitiva, también ha fatto un perfilo di un personaggio non funzionava, il perfilo di un altro personaggio non funzionava, e finalmente ho detto: guarda, questo personaggio ha bisogno di una biografia senza nessuna arroganza, una biografia un po' speciale, no? E ho deciso, da una parte, per una ragione, perché sì, credo che no, io non scriverò mai un'autobiografia, perché sempre ho sentito che il genere autobiografico è una dimostrazione scandalosa di vanità, no? Io non sono un vanidoso. E pensato, no, le voglio donare la mia stessa biografia a questo personaggio, no? E così che Belmonte è diventato una sorta di fratello, un gemelli, un clon di me, no? Alla mia stessa storia. A me piace pensare, perché un po' lo vedo a questo Belmonte. Che... anche la stessa età più o meno nel romanzo, no? O sì, sbaglio? Sì. Lo vedo a questo Belmonte, che abbiamo tante cose nel passato, cose insieme, abbiamo fatto cose insieme, abbiamo stato negli stessi posti, in diversi paesi, no? Abbiamo partecipato, non so, della lotta emancipatoria, anche della lotta armata in paesi come la Bolivia o la Nicaragua, no? Le due abbiamo avuto una grande sensazione di dubita, di dire: perché tanta gente morte, tanta gente, tanta buona gente che ha morto, come il caso di Nicaragua, per fare una rivoluzione che dopo ha diventato è una lastima, no? E nel governo di un grandissimo corrotto come è l'attuale presidente della Nicaragua. Chi è dunque Belmonte? Conosciamolo attraverso la descrizione, o meglio, come Sepúlveda ce lo fa conoscere nell'incipit di questo romanzo. Ci aiuta con questo brano e anche con altri che ascolteremo da questo palco, un maestro del teatro italiano, Mariano Rigillo. Erano 20 anni che non mettevo piede in quella città dalle estati infernali e non avevo nessuna intenzione di fermarmi più a lungo del necessario. Stavo andando ad un appuntamento che non avevo cercato né voluto, e ci stavo andando perché non si sfugge alla propria ombra. Non importa dove stiamo andando, l'ombra di ciò che abbiamo fatto e siamo stati ci perseguita con la tenacia di una maledizione. Diedi al tassista l'indirizzo dell'albergo e mi sistemai sul sedile posteriore, deciso a godermi l'aria condizionata, pregando che non mi toccasse un tassista loquace. Ma non ebbi fortuna. Appena partì, cominciò ad inveire contro la presidente, dandole la colpa perfino del caldo di febbraio. «Meno male che se ne va! Sa perché l'hanno eletta presidente?» domandò girando a mezzo la testa. «Suppongo che me lo dirà comunque. Perché è una donna, una comunista, oltre che ovviamente la figlia di Bachelet.
ma ora arriva un presidente come si deve, uno in grado di guidare il paese, uno che è ricco e sa fare gli affari, uno come me, un imprenditore. Ci sono tipi che sembrano proprio supplicarti di infilargli in bocca la canna di una pistola e di costringerli a scegliere tra una pallottola e il silenzio. Ma io ero appena arrivato e non avevo un'arma con me. La macchina era di marca coreana, imitazione di un'auto di alta gamma con l'immancabile deodorante a forma di abete appeso allo specchietto retrovisore. «Lei sa chi era il padre della presidente?» attaccò il tassista. «Suppongo che me lo dirà anche se non glielo chiedo. Un altro comunista!» sentenziò lui, lanciando un'occhiata piena di rabbia al giornale che stava sul sedile accanto al suo. Sulla prima pagina c'era la presidente che a breve avrebbe lasciato la carica, vestita di bianco e con la fascia tricolore di traverso sul petto. Sorrideva con l'aria di scusarsi per questo paese di emeriti cretini. Sì, l'unico approccio pedagogico efficace sarebbe stato infilare in bocca al tizio la canna di una pistola e ricordargli che Alberto Bachelet era stato un generale dell'aeronautica leale ad Allende e che aveva pagato a caro prezzo quella lealtà. Era stato pestato, insultato, torturato e assassinato dai suoi stessi commilitoni. «È venuto a Santiago per affari?» mi domandò il tassista. «No, no, sono un chirurgo esperto di lobotomia». «E che roba è? Scusi l'ignoranza». «Apro la zucca a tutti i dementi che mi capitano sotto mano e tiro via tutta la merda che gli impedisce di pensare. Mi passi il giornale». Evidentemente il tassista afferrò l'allusione perché chiuse la bocca e il taxi viaggiava su un'autostrada a me sconosciuta. Lungo il fiume Mapocho sorgevano i vecchi quartieri poveri, battuti dal sole spietato di febbraio, e sotto la cappa di smog grigiastro si delineavano le sagome dei palazzi più alti della città. Guardando la foto sul giornale ricordai un altro uomo nobile e leale, Luis Lorca. Un giorno del 1971 mi aveva indicato una ragazza bionda, piccoletta, con indosso un uniforme da liceale che capeggiava una marcia di protesta della Juventud Socialista. È la figlia del generale Bachelet. Due compagni del servizio di sicurezza devono diventare la sua ombra, bisogna proteggerla, aveva detto Luis Lorca, e ha ragione. All'epoca i paramilitari di estrema destra erano parecchio, parecchio aggressivi e noi, noi restituivamo colpo su colpo. Maestro, lei a proposito di Krasnov, questo criminale, ha detto non esiste possibilità di perdono. C'è stato qualche tentativo di tirarlo fuori dai guai, no? Anche recentemente. Ma al di là della giustizia e di un perdono che non può esserci dal punto di vista di un paese, di uno stato storico, a livello umano, personale, è invece possibile uno spiraglio di perdono? Bene, io sempre ho sentito che il perdono è una possibilità, no? C'è un grande valore nel perdono, ma il perdono solamente è possibile quando il culpabile dice «pido il tuo perdono», no? E quando il culpabile di violazione, in questo caso di diritti umani, di tortura, di tratto degradante, uno che ha fatto scomparire gente, veramente si confronta con la società e dice sono culpabile e imploro il perdono della società. Però non esiste, non può esistere mai il perdono come una ragione dello Stato, no? Il perdono imposto. Io credo nella la qualità, la virtudine, no? Del perdono, ma questo dipende sostanzialmente di chi è il culpabile, no? E dimostra che lui non ha mai chiesto, che sente lo che ha fatto. No, e tutti questi criminali che sono in galera, tanto in Argentina, in Cile, si mostrano con un grande orgoglio di tutto quello che hanno fatto, no? E ripetono, no? Se si deve fare di nuovo, la seconda volta, io sono volontario per farlo per una seconda volta. E in questo caso non è possibile, non perdono.
Lei, e non il suo personaggio Belmonte, lei in persona era membro della guardia personale del presidente Allende e lei era lì il giorno del golpe. Noi l'11 settembre ce lo ricordiamo per le Torri Gemelle, ma l'11 settembre cileno, accaduto diversi anni prima nel 73, ha stravolto completamente un paese e distrutto le vite di milioni di persone. C'è, e questa è una domanda che mi sono posto il dubbio se farle oppure no, non c'è una verità storica accertata su come è morto il presidente Allende. Lei era lì. No, sì, bueno, prima devo dire che io ho avuto un giorno, quando ero un giovane di 21 anni, ho avuto il grande onore di essere nominato, io ero un militante della gioventù socialista, e ho avuto il grande onore di essere nominato parte, no, integrante della scolta del presidente Allende, no, integrare questo corpo di sicurezza. No. Che dopo la dittatura, c'eravamo un gruppo di gente giovane, donne, uomini, il maggiore era uno di 26 anni, il più giovane aveva 18 anni, quasi tutti studenti. Dopo la dittatura ha presentato questa scolta del presidente Allende come una sorta di organizzazione terrorista, criminale, eccetera. E, no, c'eravamo un gruppo di gente giovane che abbiamo ricevuto un'istruzione elementare da parte della polizia, come si fa il lavoro di sicurezza di una figura pubblica, in questo caso il presidente della Repubblica. L'onore più grande che ho avuto nella mia vita è stata la possibilità di essere insieme come parte della sua ascolta, del suo gruppo incaricato della sicurezza, no? Questo. L'opportunità di essere insieme a Salvador Allende, no? Di averlo conosciuto così, pelle a pelle. No? L'11 settembre del 73, io non c'era nel Palazzo della Moneda, io avevo con altro gruppo di compagni, avevamo la missione di guardare una grande installazione che dava l'acqua potabile alla città di Santiago, perché la destra e il fascismo, un'organizzazione che era pienamente finanziata e armata per il Dipartimento dello Stato degli Stati Uniti, Kissinger in persona, no? Ha prenduto la tarea di distruggere il governo cileno. Hanno procurato di vertere elementi tossici in questa acqua. Noi, nostra missione era guardare, salvaguardare questo elemento vitale per la vita di una città di 4 milioni di abitanti, l'acqua, no? E quando arriva il momento del golpe, bueno, io cumplivo questa missione e con gli altri compagni abbiamo procurato arrivare al Palazzo della Moneda per essere insieme, no, in questo combattimento con il nostro leader, il nostro presidente. Ma si combatteva in altra parte, no, del Santiago, e noi abbiamo quando anche lei è arrivato combattuto. Tutto era già quando eravamo arrivati, il presidente era già stato ucciso o suicidato il bombardamento, no, per oltre per i compagni che c'erano insieme a Allende, no, per questo piccolo gruppo che ha sopravvissuto, no, sappiamo, no, che Allende primo si è dato una versione del suicidio, no, che non era vera, no Allende è stato ha combattuto, ha risultato ferito, si è rifugiato nella camera, che era la camera che abitualmente occupava il presidente, e quando arrivano i soldati assassinano al presidente, no, di diversi dispari in questo posto. No? L'ultima autopsia che si è fatta, no, al corpo di Allende, che è di 2 anni fa, che l'ha fatto un specialista spagnolo, un anatomopatologo, ha arrivato a questa conclusione, no? Quindi non fu morto, suicidio, ma lui è stato ucciso. È morto di tre disparo, no? Di conseguenza fatale. Lei su Pinochet, il dittatore che ha fatto uccidere Allende, dice in questo libro un miserabile verme indegno. C'è un momento molto significativo del suo romanzo in cui lei descrive cosa accade quando anche Pinochet capisce che il terreno sotto i piedi comincia a cedere. Ecco cosa succede con Mariano Rigillo.
Il cosacco si fermò a riposare all'ombra di uno dei gazebo in giardino e sentì che i suoi 64 anni cominciavano a pesargli. Non aveva più il vigore e l'elasticità dei bei tempi in cui il grado di brigadiere precedeva il suo nome insieme all'alone di paura ispirato dalla sua presenza. Un rapido conto gli ricordò che era ormai arrivato a un secolo e mezzo di condanne. Al cosacco non bruciava tanto la vendetta dei marxisti, i bolscevichi che combatteva da quasi 100 anni, quanto il tradimento dei suoi stessi compagni d'arme. Dall'istante preciso in cui Pinochet aveva dichiarato di non avere idea di cosa avessero fatto i suoi ufficiali subalterni né la truppa, dal momento in cui aveva negato, come un miserabile verme indegno di indossare l'uniforme, di aver dato ordine di ripulire il paese dai comunisti, dai socialisti, da quelli del MIR, dai sindacalisti e da qualsiasi altro oppositore, anche i generali avevano cominciato ad accusare i colonnelli capitani, i capitani tenenti e così via, e l'esercito cileno si era trasformato in una banda di delatori disperati. Sul finire del regime militare, come veniva chiamata la dittatura, gli ufficiali incaricati di annientare gli oppositori avevano stretto un patto d'onore giurando con la mano sulla Bibbia che avrebbero fatto in modo che non si ritrovassero i corpi delle migliaia di desaparecidos, sempre che ne restasse ancora qualcosa in fondo al mare. Si erano messi d'accordo per negare gli sgozzamenti, gli omicidi mascherati da incidenti e i roghi di studenti bruciati vivi per vendetta dopo l'attentato che, per un piccolissimo errore, non aveva messo fine alla vita di Pinochet. Il giuramento si era esteso a tutto l'esercito e addirittura si era arrivati a un secondo patto di silenzio, stavolta tra militari e civili ansiosi di prendere il potere. Il patto impediva, per proteggere le vittime, diceva la sua strana formulazione, che i nomi degli ufficiali e dei militari subalterni coinvolti in omicidi, sottrazioni di bambini e sequestri venissero resi noti non prima di 50 anni. Il cosacco si accomodò su una sedia di plastica e da lì vide un altro di quelli che trovava più ripugnanti, il colonnello Pedro Espinosa, condannato per l'assassinio negli Stati Uniti dell'ex cancelliere Orlando Letelier e della sua segretaria Ronnie Moffitt. Espinosa aveva tradito il patto e aveva cantato, e molti dei 64 ex ufficiali che scontavano una condanna in quel centro e a Punta Pueco, l'altro club esclusivo per militari, avevano giurato di vendicarsi. «I russi però non mi abbandoneranno», mormorò il cosacco. Le speranze di un indulto erano oggigiorno più esili, ma ricordando che gli amici tedeschi di Colonia Dignidad non avevano abbandonato al suo destino il capitano Claudio Keusel Orning, uno dei più abili nell'arte di sgozzare prigionieri legati usando il kris, il pugnale malese, sentì la brezza della cordigliera riempirgli di fiducia i polmoni. Sepulveda, in questo romanzo c'è Trotsky, Stalin, Hitler, ci sono i cosacchi, c'è Allende, c'è Pinochet, con dei riferimenti storici, con una precisione di date, di eventi, di nomi, eccetera. Quanto tempo le ha richiesto la ricerca, il lavoro? Lei come scrive un romanzo del genere? Come si organizza? Bueno, devo dire che è stato la scrittura è sempre da una parte una grande passione e uno sa che è qualcosa difficile, no? Non so, io in questo romanzo ho lavorato quasi 3 anni, no? Perché la grande sfida non è la scrittura del romanzo, non è immaginare il romanzo, la grande sfida è quando in un romanzo di questo genere, per esempio quando uno riunisce 70 pagine, 80 pagine di informazione storica, no? E uno sa che per trasformare questo in parte di un romanzo, queste 70, 80 pagine di informazione storica devono di essere come un massimo 2 pagine di buona letteratura. Trasformare questa informazione in letteratura è la grande sfida
per quando si scrive un romanzo di questo genere. Ma per fortuna io, non so, sono molto felice con tanta lettura di altri colleghi, di altri grandi scrittori, di chi io, non so, ho apprendito tante cose, no? Per esempio, io so che la mia scrittura ha una grande capacità di sintesi, no? E questo certamente l'ho apprendito da Calvino, è chiaro, non è nessun segreto, no? È stato un lettore molto attento a come ha scritto Calvino, no? Questa capacità di sintetizzare situazioni, sintetizzare sentimenti, e solamente con l'utilizzazione buona, bella della parola, no? È possibile di farlo. Ma però sì, è un lavoro intenso, no? È un lavoro intenso che quando dice, bueno, è arrivato alla fine del romanzo, ci arriva un momento durissimo, perché credo che questo è qualcosa che sentiamo tutti gli scrittori. Il peggiore momento della nostra professione è quando si pone il punto finale a un libro, a un romanzo, perché tu sai che non tornerai mai a questo mondo. Il distacco. È finito, il circolo è chiuso, no? E la vita continua. Lei ha combattuto, nel vero senso della parola, in prima persona. Io le chiedo, ora che combatte con la penna, è più efficace combattere con le armi o come fa adesso con la letteratura? Bene, sempre dipende, sempre dipenderà della natura dello nemico. No, io mi sento, io ti dico, io ho combattuto anche con le armi nelle mani, ma mi sento che sono un uomo di pace, no? Io credo nella tolleranza, credo nella possibilità di cambiare democraticamente il mondo, credo nella possibilità del discorso politico, ma del vero discorso politico, no? Che oggi è quasi scomparso in tutto il mondo, no? Io credo nella intelligenza dell'essere umano, no? Credo per esempio che, e mi piace quando non so, di pronto sento alla gente veramente intelligente e che ha la possibilità di costruire un discorso politico, quando tutto il mondo sta in una situazione di terrore, per esempio perché Donald Trump ha diventato presidente degli Stati Uniti, no? E quando la gente intelligente ti dice, no, guarda, siamo attenti, il grande problema dell'umanità in questo momento, no? Non c'è Donald Trump, Trump è il sintomo di tanta cosa che sta male, che non funziona, il sistema non funziona. E Trump è un sintomo di un sistema che non funziona, no? Io credo che abitiamo un'epoca che è molto complessa, no? E una parte delle grandi vittime di questa epoca complessa è questa giovane generazione, no? Perché io mi sento responsabile. Io mi sento responsabile, per esempio, di che io, che sono un uomo di 67 anni, sento che la mia generazione non ha lavorato, non è stato nella lotta abbastanza per garantire alla giovane generazione, a questi che oggi hanno 40, 20, 18 anni e questo che nasceranno, per garantire, no, una vita piena, una vita degna. E non abbiamo fatto abbastanza, non abbiamo lavorato abbastanza. E naturalmente anche io sento che la mia generazione è responsabile di una maniera diretta o indiretta, o le due cose, no? di che si è perso la importanza della politica, la importanza del vero discorso politico, no? Che abbiamo sfagliato alla ora di, non so, di nominare alla gente che ha la rappresentazione popolare, no? Che abbiamo sfagliato in tante cose, ma sento che stiamo a tempo per recuperare la vera essenza della democrazia, no? La vera essenza della rappresentazione popolare, no? La vera essenza di una forma di vita alternativa, di una formulazione di società diversa e alternativa, no? E credo che questo è un lavoro che si fa insieme, no? La mia generazione e anche la generazione dei giovani. In questo senso io sono,
Sono molto ottimista, no? Perché il mio rapporto con la gente giovane è veramente un rapporto buono, vivace, permanente, sistematico, no? E sento che arriva una forza nuova, no? I giovani di oggi certamente hanno tante cose che sono migliori delle cose che hanno mobilizzato la mia generazione. I giovani di oggi non sono dogmatici, hanno lasciato il sectarismo che era una caratteristica della mia generazione politica, no? E i giovani di oggi hanno una sorta di fobia all'autoritarismo, no? In questo senso io sono sicuro di che la gente giovane di oggi si sviluppa veramente un nuovo senso più generoso della libertà. Si vede, per esempio, no? I volontari che aiutano a questi poverini che arrivano alla costa siciliana sono essenzialmente gente giovane che sta lavorando in questa lavoro solitaria straordinaria, no? E si vede, se uno va a qualche paese, no, dell'Asia o dell'Africa, in un'organizzazione come i Medici Senza Frontiere, i volontari sono maggioritariamente gente giovane, no? Si vede che c'è, hai una forza che sta emergendo, no? E questa forza si determinerà, dirà, formulerà, no? Una etica nuova per il nuovo tempo che si avvicina.